Cilento Channel è in piazza Vittorio Veneto in occasione del 24 dicembre, vigilia di Natale, per raccogliere un po' i pensieri di come si viveva il Natale di un tempo e ovviamente per realizzare gli auguri di Natale a tutti i telespettatori. Ma lei ha un ricordo di quando era bambina, del suo Natale, di quello che viveva? Com'era differente? È molto differente perché all'epoca eravamo bambini, aspettavamo i doni, i regali. Ora non lo so, si è perso un po', non c'è più quella, come si dice, la famiglia unita, magari ora si litiga, sì, allora non c'è più tanto. Secondo lei di cosa si ha bisogno oggigiorno? Molto amore, molto amore. Che questo Natale porti serenità, salute e lavoro per tutti. Il Natale da piccoli era legato alla nascita di Gesù Bambino, infatti a noi i regali li portava Gesù Bambino, li trovavamo sotto all'albero e la cosa bella, che è una tradizione che continuiamo ad avere in famiglia adesso con i più piccoli, con i nipotini, è quella là di far nascere in casa Gesù Bambino, di mettere nel presepe Gesù Bambino dopo aver fatto una processione per casa, quindi come benedizione di questa festa, e quindi poi vivere nella famiglia il Natale nel senso pieno e vero del termine. A questo punto facciamo gli auguri di Buon Natale. Beh, auguri a tutti quanti i telespettatori di Cilento Channel, auguri a tutti quelli che ci raggiungono anche durante queste feste. Speriamo veramente che sia un Natale sereno e soprattutto che apra il cuore a vivere un 2020 pieno di serenità, di gioia e di fraternità, perché ne abbiamo tanto bisogno. Ricordo di quando lei era bambina del Natale, che cosa ci può dire? Era molto più semplice. Quindi tutto più genuino, meno spese. Auguri a tutti per un felice Natale e un gioioso anno nuovo. Ha un ricordo di quando era bambino che le è rimasto impresso, del Natale, di Capodanno? Sì, sicuramente. Ci sono stati dei Capodanni e dei Natali, diciamo, molto molto belli, perché la famiglia era unitissima, se così si può dire. Non che adesso non lo sia. Però c'era un affetto, c'era un amore, c'era un calore che praticamente adesso io personalmente ritengo sia un po' calato. Auguri a tutti, un sereno Natale e un felice anno nuovo. In occasione di questo Natale facciamo gli auguri ai telespettatori di Cilento Channel, da parte sua. Facciamo gli auguri a tutti gli spettatori di Cilento Channel. Ma lei da dove viene? Milano. Come trova Agropoli? Ci ho vissuto, bene. La trova più bella rispetto a quando ci ho vissuto? No, pe è peggiorata. È peggiorata, perché? Molto, molto. Perché non ci sono gli investimenti giusti dove un paese come Agropoli dovrebbe E cioè quali dovrebbero essere? avere. Incrementare il turismo, tenere le strade in un modo migliore. Tutto negativo e poco positivo. So che non manderei in onda questo, però è giusto che sia così. Chi glielo dice che non lo manderò in onda? Se lo manda mi fa piacere. Certo che lo mandiamo in onda, ma lei mi interessa sapere anche se ha un ricordo di quando era piccino, di quando viveva il Natale, ci può raccontare un aneddoto? Natale ad Agropoli ne ho fatti pochi, ma quei pochi che ho fatti me li ricordo, perché si sentiva il Natale. Oggi, come non solo ad Agropoli, ma in tutta Italia, il Natale è diventato solo una speculazione. È tutto basato sui regali, non sui valori del Natale. Quindi cosa consigliamo? Tutti quanti di fare un attimo un passo indietro e forse troviamo qualche valore in più. Siamo con Ottavio Moretto, sicuramente i telespettatori di Cilento Channel lo riconosceranno perché lui è un agropolese verace. E quindi chi meglio di lui ci può raccontare com'era il Natale ad Agropoli tanti anni fa? Era molto più familiare, molto più raccolto. Si andavano a trovare parenti, amici. Era un giorno per stare tutti quanti insieme. Poi, come tutte le cose, c'è un'evoluzione. E quindi è diventato un po' più commerciale, più luminoso, visto che le luminarie sono importanti per tutte. Però è bello lo stesso, è sempre Natale. Ottavio, ma che cos'è che manca per ritornare a quel Natale di un tempo, secondo te?
Penso che sarà un po' difficile, siamo troppo coinvolti dal consumismo, dal moderno. E ci vorrebbe un bagno di umiltà in tutti quanti per ritornare al passato e vedere le cose un poco più concretamente, non soltanto materialmente. Gli auguri quindi da parte di Ottavio Moretto e tutti i telespettatori di Cilento Channel, quali sono? Sono i più belli, i più semplici, quelli di stare bene prima di tutto, di avere un'ottima salute e la serenità e godere delle cose semplici. Non dimenticate questo, godere delle cose semplici sono le cose più belle. Buon Natale a tutti, buon Natale e buon anno, che sia sempre ricchezza e felicità per tutti. Lei ricorda qualcosa di quando era bambino, di quando viveva il suo Natale? Che cosa è cambiato? Quando si faceva l'albero, poi ai tempi miei si andava a fare un pugno d'oro e poi si addobbava con la frutta, mele, pere, noci. Arrivava che si faceva e si finiva l'albero, non c'era più niente. Ok, buona. Quindi a questo ricordo molto bello di quando era bambino. Ma che cosa è cambiato invece rispetto ad oggi, secondo lei? Non si fa più l'albero con la frutta oggi? Sì, ma allora i soldi chi te la dava? Non c'era niente, no? E allora si adattavamo con quello che avevamo nella campagna e questo non ricordo. Adesso con queste telefonine, messaggi e cose, è tutto cambiato. Per noi una certa età ci troviamo. Ma secondo lei per ritrovare quell'armonia di un tempo, di che cosa c'è bisogno? No, non si trova più quella là, perché ormai è come il clima, gira continuatamente. Non c'è. Auguri e buon Natale, buon anno e felice anno nuovo per sempre. Tanti auguri di buon Natale a tutti i nostri telespettatori. La nostra rubrica In Salute è andata un po' in vacanza, però non perdiamo l'attenzione alla cura del nostro corpo. Un consiglio che voglio dare soprattutto ai nostri figli, ai nostri giovani: non guidate se avete bevuto, state molto attenti. Quando uscite fuori, almeno uno di voi, quello alla guida, deve essere sobrio. Per quanto riguarda gli altri, io vi aspetto tutti quanti al nostro prossimo appuntamento e sono certa che questo sarà un Natale speciale per tutti, ma soprattutto un Natale di cuore. Auguri, auguri a tutti. Auguri di buon Natale a tutti. Che cosa è cambiato dal Natale che viveva lei ad oggi? È diverso, c'è un po' di dispersione, ecco. Siamo dispersi, presi da altre cose e perdiamo il senso del Natale. Di che cosa c'è bisogno per ritornare a quei valori di un tempo? Essenzialità. Grazie. Ecco, che cosa è cambiato secondo te dal Natale che vivevi di quando eri piccino tu ad oggi? Beh, è cambiato fondamentalmente l'approccio, forse adesso è un attimino più commerciale, non dico che sia meglio o peggio, è semplicemente cambiato. Una volta si aspettava il regalino di Natale, adesso invece i nipotini mi hanno chiesto i soldi, ha detto zio dammi direttamente i soldi che mi compro quello che voglio. Facciamo allora gli auguri di buon Natale da parte tua e telespettatori di Cilento Channel. Allora auguro un sereno Natale a tutti i telespettatori di Cilento Channel, veramente di cuore, che sia un Natale di pace, di serenità, ma non in modo così astratto, proprio che ognuno riesca a trovare un po' di pace in momenti piuttosto complicati. E poi auguriamo che sia un bel 2020. Cosa è cambiato dal Natale che vivi di quando eri bambino ad oggi? Mi sembra tutto più triste, non c'è l'attesa del Natale come una volta, almeno a me così pare, forse perché prima eravamo bambini, adesso no, però credo che sia quello più o meno. Di cosa c'è bisogno secondo te per ritornare a quei valori di un tempo che ti facevano sentire davvero l'emozione delle festività natalizie? A me pare che l'atmosfera non sia quella giusta, mi pare che tutti siano un po' isolati su se stessi
chiusi in se stessi, non c'è più quell'armonia. Mi ricordo anche si giocava molto, per esempio, alle carte, i giochi di Natale, mi pare che non si fa più niente. Il tuo augurio invece di Natale per coloro che ascolteranno questo servizio televisivo in occasione del Natale? Vabbè, salute innanzitutto, serenità per tutti, penso sia quello, poi vabbè. Poi se vogliamo andare oltre, il lavoro, tutte quelle cose, speriamo in un 2020 migliore di questo. Ciao, auguri a tutti di Buon Natale, mi raccomando, fate bravi, ciao. Auguri di Buon Natale a tutti gli agropolesi. Auguri Cilento Channel, sempre il numero uno, eh? Auguri di Buon Natale. Allora, un ricordo che hai di quando eri bambina e vivevi il Natale di un tempo? Il Natale di un tempo era molto desiderato, non è come oggi. Oggi si ha tutto, allora si piangeva per avere qualcosa in più. Una volta mia mamma, la Befana, mi ha portato la bambola dell'anno precedente. Me ne sono accorta perché mancava la scarpetta. Però lo stesso, l'ho accettata lo stesso, erano altri tempi, più belli forse. Oggi si dà troppo. Secondo te di cosa c'è bisogno per ritornare al Natale di un tempo, quando si sentiva davvero l'atmosfera del Natale? Desiderare qualcosa che oggi non c'è più. Abbiamo tutto, ti ripeto, abbiamo tutto. Però quel fervore, quell'odore dei pasticcini, quell'odore di fare i dolcetti in famiglia con la mamma, con la nonna, oggi non c'è più. A tutti i telespettatori di Cilento Channel io auguro un felice Natale e Anno Nuovo. Con affetto, Velia. Buon Natale. Allora, un ricordo di quando vivevi il tuo Natale da bambina rispetto ad oggi? Una riunione con tutti i parenti, ciò che non viene fatto oggi. La vita frenetica ci porta a fare una vita divisa anche in famiglia e quando eravamo bambini ci riunivamo. Di cosa c'è bisogno per ritornare a queste usanze che prima insomma facevano sì che il Natale si sentisse di più? Di stare poco vicino ai telefoni. Il tuo augurio di Buon Natale, telespettatori di Cilento Channel? Un augurio speciale da tutta la Baby Disney, a tutti i bambini. Buon Natale da me, Ciro Rusciano, a tutti i telespettatori di Cilento Channel. Gentili telespettatori, approfitto di questa occasione per augurarvi un sereno Natale. Naturalmente gli auguri arrivano anche dalla redazione giornalistica diretta da Raffaella Giaccio, dal regista André Giaccio, da Gerry Giaccio, Pasquale D'Agostino, Ciro Rusciano, Benedetta Petrizzo, Luisa Cantalupo, Daniele Romualdi, Vito Rizzo, Luca Di Bartolomeo e poi dalle redazioni distaccate a Salerno e nel Vallo di Diano. Quindi questa è l'occasione per augurarvi davvero un Natale ricco di serenità, di felicità, ma soprattutto un Natale con tanto amore.